Salve a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Allora, l'altra volta vi avevo anticipato che io ho una collezione di gatti da tutto il mondo, vedete, sono in questa libreria, però siccome ha il vetro che si apre a metà, quindi faremo mezza libreria per volta. Siccome ce ne sono tanti e sono sparsi anche per tutta la casa, direi di andare molto velocemente. Vi faccio vedere, man mano se mi ricordo vi dico anche da dove vengono. Allora, questo mi pare che l'ho comprato in una mostra in cui c'erano gatti da tutto il mondo. Questo qua dovrebbe venire dal Perù, se ricordo bene. Lì c'è un gatto che mi sembra abbastanza francese. Ecco qua, questo qua invece è in ceramica. Questo è carinissimo. Vestito col cappellino di abbastanza natalizio, ve lo faccio vedere. Questo è uno dei più belli, veramente. Anche questo, guardate che espressione che ha in viso. Spero che si vedano bene anche l'illuminazione. Questo invece è di legno, questo dovrebbe essere una sorta di portanelli, insomma, qualcosa del genere. Anche questo è molto caratteristico. Questo invece in parte questa passione per i gatti l'ho presa da mia zia, grande amante dei gatti, ma anche fumatrice. Infatti questo qua importa fiammiferi. Vediamo qui dove riusciamo ad arrivare e poi l'altra metà la faremo una volta che apro l'altra mezza libreria. Allora, vediamo di qua. Qui mi pare che là... Ah, anche qua c'è un gatto, sì, facciamolo vedere bene. Questo è un portagioia, insomma, un portapillole, quello che è. Ecco qua, anche questo qua porta bigliettini, questo qua invece c'ha la matita estraibile. Oh, questo è un cagnolino, non c'entra, qua c'è un gatto, sempre in terracotta. Questo qua invece è di legno. Questo invece viene naturalmente, vedete qua, dal Giappone, o dalla Cina credo anzi. Ha questa doppia faccia. Che si può girare. Questo qua invece è sempre in legno. Gli altri li vediamo dopo. Scendiamo. Questo dovrebbe essere un gatto, non so, veramente fatto con i tappi di sughero. Ecco qua, invece ci sono altri due gatti che portano le matite. No, qui dentro c'è un ragno. Vediamo, lo possiamo aprire, vediamo se riesco con una mano. Vediamo. Ah, ecco qua. Ragno, uno scorpione, insomma, quello che è. Ok, sempre altri gattini. Questo qua è... Questo era di mia zia. Qua c'è un gatto dipinto sopra un sasso. Ci sono altri gattini, sempre in ceramica. Qui c'è invece un apri bottiglie. Questo invece è un portachiavi a forma di gatto. Qua alcune... Queste credo che siano proprio bomboniere, infatti... L'ho presa sempre da mia zia, evidentemente, ed erano cadute. Continuiamo. Il gatto che fa l'occhiolino. Questo non è un gatto, qua. Questo qua invece è sempre dipinto sopra un sasso. E qua invece c'è un gatto in macchina. Andiamo dall'altra metà. Allora, questo in alto non c'è niente. Andiamo qui, invece sempre... Porta bigliettini, sembra il gatto in legno. Questo invece credo di averli comprati quando sono andato a Barcellona. Ce ne sono di vari tipi, perché in parte li ho comprati io, in parte li hanno portati anche dai viaggi. Questo invece l'ho preso, questo dovrebbe essere vetro di Murano, mi ricordo mi è costato una fortuna, è piccolissimo. Mi pare che lo pagai 20 euro. Poi... Qua sempre gattini, anche questo qua è in vetro, questo è in ceramica, anche questo qua mi ricordo lo pagai abbastanza, insomma, quando sono fatti in vetro costano sempre tanto. Qui invece gatti pelosi, ceramica, sempre pelo, questo qua sono... Qui c'è un altro gatto, sempre cinese, questo... Ah no, questo è un salvadanaio addirittura. Poi, anche qua, guarda che carino. Sempre in ceramica.
Questo è un portaocchiali, insomma, una sorta di borsellino, questo qua di mia zia. E poi ci sono quei due, pare che prima non li abbiamo visti. Scendiamo. Gatto con catenella. È finito. Giriamo, eccoli qua, eccolo qua. Poi, questi qua guardate che sono carini. Invece, questo qua fuma addirittura la sigaretta. C'ha l'orecchino, guardate che scarpe, là c'è l'altro, simile, ci sono invece delle bomboniere, abbiamo visto prima. E poi, qua sotto c'è invece il gatto di mia zia, questo qua si chiamava Nerone, una fotografia in questo portafoto. E poi c'è questo qui, che non l'abbiamo visto. Ci trasferiamo. Allora, da quest'altra parte, qui... Sopra invece ci sono solamente, no, qua gatti non ce n'è, però c'è la mia raccolta di tutti i libri di Asimov, ci sono le mie coppe che ho vinto giocando a biliardo, vabbè. Allora, andiamo qua. Continuiamo, qua invece continua sempre Asimov, ma concentriamoci sui gatti, io cerco di deviare l'attenzione. Anche questo qua l'ho comprato una mostra, mi sembra sempre fatto morire per la faccia che ha, davvero carino. Anche questo è molto caratteristico, molto bello. Gatto sempre cinese o giapponese, ragazzi. Questo qua me l'hanno regalato, non ricordo. Non so se c'è scritto qualcosa dietro. Dovrebbe essere giapponese questo qua, effettivamente. Poi ancora gatti con la coda che si uniscono. Un gatto bello paffutello e rosa. Altri gattini. Ah, questi sono simpatici, vanno insieme. Questa è la coda che esce fuori dal bordo. Questo invece credo sia in metallo. Quello in ceramica. Coppietta. Questo, ma chissà che cos'è. Deve essere sempre di mia zia. È di vetro. Ma se riesco a mettere a fuoco. No, se ne va sui romanzi di McBain. Eccolo qua. Poi. Questa invece era la bomboniera, credo, della laurea di mio zio o qualcosa del genere. Ecco qua, altri gatti. Era questo, forse la bomboniera, ma non ricordo. Anche perché forse non ero neanche nato quando si è laureato mio zio. Poi, ancora gatti. Questa è una pinzettatrice, eh? Gatti piccolini, questo qua è fatto come se fosse un gattino di pezza, molto carino. Questo è in ceramica. Questo pare pongo o qualcosa del genere, non saprei. Sempre bo più bomboniere. O qua. Questo qui pare che non l'abbiamo visto prima. Poi scendiamo sotto, c'è questo qua bello paffutello che c'ha anche le campanelline. Questo è un gufo, non c'entra. Questo è sempre un gatto. Anche lì, portachiavi. Qua ci sono invece i gatti boccia. Natalizio, questo qua si è un po' staccato col tempo, facendolo girare. Ah, qui c'è un gatto che si arrampica sul libro. Il nome Evan Hunter e l'altro nome, il pseudonimo che usava Ed McBain. Va bene, andiamo avanti. Andiamo qua. Altra libreria. Allora, vediamo qua sopra cosa c'è. Qui gatti, sì, qua ce n'è uno. Qui qua non ci sono. Allora, andiamo qua. Questo qua è un altro, dovrebbe venire dalle parti di Barcellona. Vedete, pieno stile Gaudì. Gatti a fischietto sulla luna, un gatto che dorme. Questo l'ho fatto io invece. Questo l'ho fatto io di ceramica e poi l'ho pure colorato, infornato, insomma, tanti tanti anni fa. Quindi pare gatti non ce n'è più. Vi faccio vedere un pezzo di muro di Berlino che mi ha portato. Io ci sono stato, ma questo qua me l'ha portato il mio amico Mario. Poi gatto con campanella, anche qua. Gatti in questa che sembra una teiera, una caffettiera, insomma. Poi gatto con... Oi.
gatto con tanto di palla. Ecco, abbiamo rimesso in piedi. Gatto, questo qua è in pietra, invece. Qua un altro portafiammiferi di mia zia. Questo dovrebbe essere le parti, insomma, tipo carnevale veneziano. Anche qua, poi ci andiamo dopo. Questi invece erano di mia zia, senza alcun dubbio. Questa serie di gatti qua sono fatti di ferro. Non so che materiale sia. Questo è messo al contrario, questo qua. Ah, ecco perché me l'avranno rotto i miei figli, che ci manca un orecchio a forma di fischietto. No, sempre prendendo questo qua a forma di fischietto, qua ce n'è un altro. E no, questi sono sempre fischietti, quelli poi li vediamo dopo. Qua c'è un gatto pesantissimo, questo qua. E vediamo qua, altro gatto di legno, ceramica, gatto sopra i libri, gatto disegnato. Sulla pietra, andiamo di qua, cosa c'è? Allora, qua ci sono altro gatto, sempre in metallo, gatto in vetro. Questo dovrebbe essere un gatto pure, là dietro anche. Questo invece viene dalla Grecia, non ricordo quando l'ho comprato io, non mi ricordo se era Mykonos o qualcosa del genere. È molto simpatico, si muove anche la testa. Poi, questo qua è un gatto invece in legno. Vedi che carino, questo qua. Questa invece era sempre di mia zia, questa cosa qua, questa è una sorta di bomboniera. Poi, gatto seduto, vabbè, sulla poltrona, questo risale invece, questo è qua ci deve essere la mano dei miei figli che l'hanno ridotto così, questo qua si può separare, deve unire. Altro gatto là dietro, abbastanza caratteristico, gatto di vetro. Questi li abbiamo visti prima. Questo invece è un gattone enorme a salvadanaio, con in testa. E gatto a palla, un po' alla Doraemon. Gatti pelosi, altri gattini. Gatto che dorme dentro una scarpa. E qua ci sono altre cose. Queste qua sono sicuramente di mia zia. Anche qui una sorta di portagioie, lì un portachiavi. Va bene, ci trasferiamo. E prima di abbandonare questa stanza vi faccio vedere anche questo gatto a lavagnetta, insomma, dove col gesso si possono scrivere le cose da ricordare, Memo. Sono ritornato qui perché mi ero dimenticato che c'erano quelli che erano sopra i libri, quindi c'era questo, quest'altro in legno. Questo invece, ragazzi, è... Come, vediamo se si riesce a vedere. Eruzione dell'Etna, 18 gennaio 2021. Guardate che pietre. Che massi sono caduti qua. Ci metto la mano vicino in modo che così vi riuscite a rendere conto di che grandezza erano i sassi, lavici, la cenere vulcanica, ecco, che è arrivata qua a casa mia. E vabbè, continuiamo. Allora, qui invece siamo nel frigorifero, le calamite. Questo qua, gatto, direi abbastanza egiziano. Un altro gatto, sicuramente proveniente dalla Spagna. Vedete, è abbastanza infortunato. Ho riportato una caduta. Poi altro gattino qui. Vediamo se ne vedo altri. Sì, naturalmente c'è anche questo. Carinissimo. Poi mi pare qua non ce ne sono più. Passando di qua c'è questo qui. Sempre cinese o giapponese. E mi pare che non ne vedo più qua. Quindi continuiamo. Ecco qua sulle mensole, guardate quanto è carino questo. Un amore veramente. Per continuare con questi altri, sempre in ceramica. Questi qua probabilmente vengono da Caltagirone. Questo invece ha anche i cassetti estraibili. Tutti e tre. Qua invece andiamo su dei gattoni giganti. Altri tre gatti. Qui invece abbiamo delle tazze. Due e tre. Questo c'è anche il manico col gattino che guarda dentro. E poi c'è questa famigliola di quattro gatti. Vediamo
bellissimi questi qua. Allora, qua siamo nel reparto invece di DVD, c'è questo bel gatto con la faccia a semiluna, questi altri due che vanno a coppia insieme, e poi questi qui. Ecco, qua invece abbiamo una famiglia di gatti. Facciamo girare, poterla vedere tutto. Ne ho un altro sopra, questo qua si apre, qua ce n'è un altro in vetro, e poi qua sotto ce n'è uno a forma, insomma, di dottore, quest'altro invece è della Thun, e poi qua giù in basso c'è questa coppietta. Quadretto di gatto invece. Altri due gatti li ho scovati nella stanza di mia figlia. Qui c'è questo qui sopra questo gomitolo, e poi c'è questo qui, non so se si riesce a vedere bene, invece che è fatto con la pietra lavica. Non si vede bene in faccia, però vi assicuro che gli occhi ci sono. Allora, sicuramente ce ne saranno tanti altri sparsi per la casa, ma concludiamo questo tour con questi che si trovano sulla vasca da bagno. E qua stanno facendo il bagno anche loro, con il figlioletto in mezzo.